Adesso vi ripresento Jacopo del laboratorio Spada Nera, così lo imparate a memoria. Non potete dire che vi ricordate come si chiama, cercatelo su Facebook. Io l'ho scoperto su Facebook proprio perché fa dei video molto interessanti sulla storia. Anche molto noiosi. No, non è vero, sono interessanti per chi è appassionato di storia del costume, ovviamente anche per chi non conosce questo ambiente, questo ambito, può sicuramente appassionarsi a questo settore. Quindi ti lascio la parola e buon divertimento a tutti e buona lezione. Grazie. Lezione credo che sia una parola un po' grossa. E allora vi ridico di nuovo chi sono, mi dispiace, dovete subirlo ancora. Jacopo Matriciani da Roma, in arte Spada Nera. E io faccio spade e armature medievali, quindi già una cosa un po' strana. Ho fatto di una passione un vero e proprio mestiere. E la mia veste in questo momento è quella di farmi un piccolo viaggio a ritroso nel tempo, nel Medioevo, per capire queste bellissime armature, spade che vediamo sempre nei film, come erano realmente. Il grosso problema è che, come dico sempre io, il Medioevo ha avuto un pessimo ufficio stampa. E quello che noi crediamo molto spesso vero in realtà è un puro falso storico, e mi piacerebbe fare appunto con voi questo piccolo viaggio. E non voglio assolutamente che ci sia una barriera, cioè interrompetemi in qualunque momento se avete delle domande, delle curiosità, se quello che sto dicendo vi scatena qualche ricordo del tipo ah no, ma io ho visto in quel film che c'era questo tipo di cosa o c'era quest'altra. Questo perché la mia, al contrario di come sono stato presentato, non vuole essere una lezione, ma vuole essere appunto un viaggio che dobbiamo fare insieme. E mi aiuterò con alcune diapositive, con alcune slide e anche con qualche pezzo di film che magari può riportare alla mente appunto qualche ricordo. Ovviamente, come è stato detto, l'inizio e la fine di questo viaggio, e mi dispiace per chi sta facendo riprese, ma ogni tanto dovrò tagliare la strada al proiettore, è proprio uno splendido esempio di armatura del 600 che abbiamo proprio qui vicino. Gian Girolamo II ci presenta questa splendida armatura, che però, come ho detto, è un'armatura del 600, quindi non è l'inizio delle armature, non è quelle dei cavalieri scintillanti che vediamo nei film e nei telefilm. Questa qui è la fine dell'epoca delle armature. Nel 600 le armature ormai sono una cosa obsoleta, sono una cosa da tenere in cantina o spolverare ogni tanto per farsi fare un bel ritratto, un bel dipinto. È come se noi ci andassimo a fare le foto del matrimonio con la Rolls Royce d'epoca. Era qualcosa che ormai stava scomparendo. Però credo che l'immagine che abbiamo un po' noi nella mente delle armature è questa, se la tecnologia del computer ci aiuta. Quel concorrente. Tocca a lei, su. Armatura di Fantozzi, banderuola 420 in funzione di pennacchio, pauroso elmo vichingo con visibilità azzerata, sospensorio in bronzo sottratto alla statua di Pipino il Breve e ai piedi ferroni da stiro a carbonella di piombo fuso. Peso complessivo armatura Fantozzi, 4 quintali, 32 kg e 7 ecchi e mezzo. Che faccio, mollo? Molli! Oh! Allora, io vi lascio questa immagine di Fantozzi e voglio cominciare a chiedervi. Qui abbiamo detto che l'armatura pesava 4 quintali, 7 etti, eccetera, eccetera. Ma secondo voi un'armatura da cavaliere da guerra quanto pesava? Che si accettano scommesse? Molto! 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 Qualcuno? Quanti chili secondo te? 50 kg, lui dice 12, 50
Per voi quanto pesava un'armatura da cavaliere? 35. Tombola. 35. Pesate lui. Signora? 8. Pochino. Magari, signor, magari. 20 kg. 20. Allora, in realtà, stranamente, credo sia una delle prime volte nella mia vita, i pesi detti dal pubblico sono anche abbastanza giusti. Di solito quando faccio questo genere di conferenze i pesi medi che vengono tirati fuori sono 50 kg, 100 kg e cose del genere, e invece no, un'armatura da cavaliere da guerra si aggirava tra i 25 e i 30 kg. Che può sembrare tanto, ma in realtà se pensiamo che un soldato americano che va in Iraq si porta dietro tra i 35 e i 40 kg di peso, vediamo che il cavaliere in armatura in realtà gli andava molto bene. Inoltre il cavaliere in armatura ce l'aveva tutta bella distribuita sul corpo, era una cosa sartoriale fatta veramente su misura e quindi tutto il peso veniva distribuito al meglio. Ora vorrei appunto iniziare questo viaggio e partiamo veramente dagli albori, dagli inizi, quindi a quelle che erano le primissime armature. Vi voglio sempre tenere a mente l'armatura di Gian Girolamo, che come abbiamo detto è la fine della tecnologia, quindi proprio quando arriviamo alla conclusione del mondo delle armature. Questo qui è un esempio di quello che era proprio l'inizio, quindi armature in bronzo, qui stiamo parlando dei tempi di Alessandro Magno, dei Greci, dei miti dell'Iliade, quindi veramente gli inizi. E a quell'epoca le soluzioni di armatura erano sostanzialmente due: o un enorme piastrone di bronzo come quello che vedete qua dietro, quindi una enorme placca con la quale è difficilissimo in realtà combattere, perché avere il movimento, la piegatura della pancia, questi oggetti pesavano tantissimo, molto più dell'armatura che dicevamo prima, quindi non stiamo sui 20 kg, qui stiamo sui 30-40 kg. Oppure l'altra soluzione è quella utilizzatissima, che era il linotorax, cioè semplicemente una lunga serie di strati di tessuto incollati tra di loro, ed era un lavoro più sartoriale, quindi mi rimando alla nostra Cenerentola che sicuramente se ne intende più di me di questo, quindi tutta una serie di livelli di tessuto che facevano nient'altro che quello che sono i vetri antiproiettili di oggi, tanti strati, il proiettile, o in quel caso la freccia, il colpo che arrivava abbatteva il primo strato, poi c'era il secondo, il terzo, il quarto, un po' come quando si fanno le trapunte, che servono gli aghi più grossi e bisogna muoverli per farli scavallare tutti gli strati. Ed era un sistema primitivo, tra virgolette, di protezione. Tutto cambia, e ripasso al di là del proiettore, mi dispiace, tutto cambia quando i Romani e i Celti scoprono un tipo di protezione completamente diverso, che è la maglia di ferro o cotta di maglia. In sostanza che cos'è? È una serie di anelli, come questi qui, anelli di ferro tutti uniti l'uno all'altro. Io adesso ho detto chi stava in prima fila, purtroppo viene colpito, la passo a te e poi falla passare agli altri per vederla. Ma in realtà quello lì è un oggetto che vediamo anche quotidianamente dal macellaio o dal pescivendolo, perché quella lì non è altro che una serie di anelli di ferro che loro utilizzano ancora come dei guantini per evitare di tagliarsi. Perché questa cosa? Perché la maglia di ferro è il sistema più semplice per non venire tagliato da una lama. La lama del coltello scorre sopra gli anelli, non riesce a penetrare e quindi la persona non viene ferita. Resiste anche molto bene alle punte. Per questo i macellai moderni, i pescivendoli eccetera ancora li utilizzano. Inoltre ha anche un grandissimo vantaggio: è facilissima da riparare, anche un bambino può riparare una cotta di maglia come quella. Perché? Perché sono degli anelli intrecciati l'uno con l'altro, quindi basta avere una scatola con tutti questi anelli e chiunque dopo la battaglia o prima della battaglia può mettersi lì e ripararli molto molto semplicemente, perché sono tutti anellini di ferro, basta unirli. Quella è una struttura che pervade tutta l'epoca antica e medievale. I romani la usano, noi abbiamo sempre questa immagine dei romani
tutti uguali uno vicino all'altro con la lorica segmentata, cioè quell'armatura a fasce di ferro, ma in realtà per la stragrande maggioranza del tempo i romani hanno utilizzato quel tipo di protezione, quindi una serie di anelli di ferro che qualunque legionario poteva riparare a fine battaglia. L'armatura che abbiamo citato, quindi la lorica segmentata, è un passo evolutivo incredibile, perché è la prima volta nella storia dell'uomo in cui viene pensato che per ripararsi non serve un unico piastrone duro di ferro, di bronzo, di quello che sia, ma ci possono essere queste fasce legate l'una all'altra e in grado di scorrere tra di loro. I romani possono pensare qualcosa di così avveniristico soltanto perché hanno creato una vera e propria industria. Dobbiamo pensare, prima cosa, che tutto quello che vedete qui si può aprire ed entra in un quadrato. La lorica era fatta partendo da un quadrato di lamiera tagliato e tutti i vari pezzi entrano dentro un quadrato di lamiera. Perché? Perché i romani sono stati i primi a creare una vera e propria industrializzazione e avevano delle società specializzate soltanto nella creazione di lamiere di ferro. Come noi adesso, un moderno fabbro non va a prendere il minerale in miniera, lo fonde eccetera, ma va da un rifornitore che gli vende già dei pezzi profilati delle lamiere eccetera. I romani già avevano creato una struttura del genere, ma basti pensare che l'isola d'Elba, noi vediamo gli antichi come senza problemi climatici eccetera, noi in questo momento abbiamo la foresta amazzonica che sta bruciando. Dovete pensare che l'isola d'Elba, che in realtà non è nient'altro che un enorme blocco di ferro, era stato completamente eroso dall'impero romano e sulla costa toscana non crescevano più gli alberi. Per farvi capire quant'era grande la produzione di acciaio nell'antica Roma, basta pensare che con gli scarti, lo scarto ritrovato sulle sponde della Toscana, abbiamo fatto tutti i pezzi di artiglieria della prima guerra mondiale noi. Con gli scarti della lavorazione campana. Però, come abbiamo detto, questa armatura era possibile proprio perché c'era un'industria dietro in grado di prendere il minerale, lavorarlo, tirar fuori queste lamiere, eccetera. Ma, come tutti noi sappiamo, l'impero romano crolla. Non sto qui a spiegarvi perché crolla l'impero romano, altrimenti ci stiamo un'altra serata. E andiamo velocemente in quello che è un po' il mio pane quotidiano, cioè il Medioevo, dove c'è veramente il trionfo delle armature. Questa qui è una scena ripresa dall'arazzo di Bayeux, che è un immenso arazzo lungo 40 metri che si trova in Francia, e questo arazzo rappresenta l'invasione, una specie di D-Day al contrario, in cui i Normanni dalla Normandia invadono l'Inghilterra attuale, all'epoca Bretagna. La cosa particolare che questo arazzo ci fa vedere tutta la preparazione della battaglia e quindi ci fa vedere le armature che venivano trasportate da una parte all'altra. Mi avvicino un pochettino di più all'arazzo e vediamo come in realtà queste armature sono particolari, perché sono una specie di muta da sub fatta con quel sistema d'anelli che avete visto prima. In sostanza erano delle protezioni che andavano dalla coscia fino al torso, al braccio, che si infilavano qui. Questa qui è una specie di mutandone. Questi qui sono dei tipici elmi dell'epoca, quindi degli elmi a punta, non sono più quegli elmi dei romani con la copertura delle guance, sono una specie di calotta a punta con una copertura sul naso. Perché vi ho voluto far vedere queste immagini? Perché c'è stato un cambio, una svolta. Mentre nell'antica Roma, nell'antichità, la figura di combattimento vera e propria era il fante, era il legionario romano con il suo scudo, eccetera, eccetera, nel Medioevo tutto cambia e improvvisamente la cavalleria diventa la spina dorsale dell'esercito. Mentre i romani avevano sì una cavalleria, noi nel film Il Gladiatore ci fanno vedere queste splendide cariche di cavalleria, ma in realtà non erano così importanti per i romani. Per un semplice oggetto di ferro, la staffa. Sembra una stupidaggine, ma i romani non conoscevano la staffa, quindi quando salivano a cavallo, anche se avevano delle selle, non avevano qualcosa a cui aggrapparsi.
Questo vuol dire che tu da cavallo puoi soltanto tirare degli oggetti, tirare delle lance probabilmente, e neanche puoi dare dei colpi di spada. Per la bella scena del gladiatore in cui c'è lui che cavalca verso i nemici e comincia a tirare spadate a destra a manca, è un falso. È un falso semplicemente perché se lui avesse tirato una spadata a qualcuno, lui sarebbe rimasto lì e il cavallo sarebbe andato avanti. Nel Medioevo invece inventano la staffa e il cavaliere può attaccare con la lancia o con la spada i nemici a terra. Questo dà una potenza incredibile al cavaliere. E anche lì quindi l'armatura deve completamente cambiare, perché non basta più proteggere soltanto la parte alta del corpo, perché ovviamente il legionario romano ha uno scudo alto quanto lui, le gambe non gliele prenderanno mai, la parte che gli posso prendere sono le spalle, l'elmo, avevano già degli elmi molto elaborati e basta, perché poi che ti prendono? Hai lo scudo, stai a terra. Il cavaliere invece tutta la parte della gamba ce l'ha estremamente esposta, tutti i fanti e gli altri cavalieri tentano di colpirti. Quindi le armature si evolvono per coprire tutte le gambe. Ripassiamo avanti, facciamo un altro salto, qui siamo nel 1250 e abbiamo la possibilità di vedere un po' come erano fatte queste armature. Mentre i disegni precedenti erano abbastanza sgranate, qui vediamo bene. Queste sono tutte cotte di maglia, quella che avete visto prima. Non so se si vede da lontano, ma ci sono tutta questa serie di file molto ben disegnate e rappresentano quelle file di anelli. Non, se potete farlo ripassare di nuovo, se vedete quegli anelli lì si dispongono proprio tutti, una fila tutta in un verso, una fila tutta nel verso contrario, sembrano un po' le squame di un pesce. Qui siamo andati molto avanti rispetto al disegno che vi ho fatto vedere prima e abbiamo queste cotte di maglia che coprono le mani, con questi cappucci coprono anche la testa, e sotto a tutta questa struttura ci sono delle strutture imbottite, delle cose imbottite. Può sembrare niente, ma in realtà queste imbottiture, che in gergo vengono chiamate gambe, sono importantissime, perché sono queste che vi salvano la vita. Anche qui vi molesto le persone che sono in prima fila. Non erano nient'altro che degli strati di tessuto con all'interno un'imbottitura, spesso di canapa. Queste che vi sto facendo girare sono delle prove che abbiamo fatto. Quella rettangolare, se vedete, quella c'è qualche buchino piccolino all'interno della stoffa. Quei buchi li abbiamo fatti tirando con un arco da 55 libbre, quindi un arco che scarica una potenza di 25-30 kg sulla punta della freccia, e la freccia è riuscita a penetrare per pochi millimetri. Immaginate quindi che, e qui devo sfatare altri miti dei film in cui si vedono queste bellissime armature senza niente sotto, in realtà la cotta di maglia è efficace solamente se sotto c'è quel tipo di imbottitura, perché come le signore stanno probabilmente vedendo, che hanno un po' più di dimestichezza anche con il sarto e il cucito, sono tutta una serie di tessuti e imbottiture trapuntate. E lì torniamo al discorso che facevamo prima del linotorax, cioè sono tutta una serie di strati. La freccia deve bucare il primo strato, perde energia, buca il secondo strato, perde energia, e così via, fino ad arrestarsi. Immaginate che una spada, una freccia, una lancia, doveva bucare prima la maglia di ferro, penetrata quella, doveva bucare tutti questi strati di tessuto. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è però che le armi non stanno lì ad aspettare, c'è un continuo inseguimento tra armi ed armature. Infatti abbiamo visto che ci sono state queste splendide armature in cotte di maglia che ormai coprono completamente la persona. Non è più possibile tagliare, non è più possibile fare un taglio, come abbiamo detto quella è la stessa che usano i pescivendoli o i macellai, quindi una lama affilata non taglia più, non ha ragione di esistere. Quindi le armi si evolvono, si passa da spade corte appuntite come era il gladio dei romani, si passa a delle spade molto lunghe, ormai non più affilate, questa è un'altra leggenda, le spade non tagliano, non sono più affilate, cominciano ad essere molto lunghe, molto pesanti, prendono anche queste forme strane, guardate questa qui com'è strana, molto larga sopra, sembra più un marraccio da campagna,
quelli per potare gli ulivi. Perché? Perché non si tenta più di tagliare il braccio a una persona, sarebbe inutile. Se io vado con una spada affilata non riesco più a tagliare, tento di dare un colpo però talmente forte che io non taglio il braccio ma spezzo l'osso che c'è sotto. Anche se c'è l'imbottitura, il colpo è talmente forte che comunque ti crea un forte ematoma, ti rompe l'osso sottostante e tu non puoi più combattere. Apro una piccola parentesi. Questi sono dei disegni del 1250. Il nostro Gian Girolamo è del 1630 più o meno come disegno. Tra il 1250 e il 1650 ci sono 400 anni. Tra il 1650 e noi ci sono 400 anni. Vuol dire che queste armature qui in cotta di maglia, che a noi ci sembrano uguali a quella di Gian Girolamo, perché è sempre medioevo, il medioevo è un anno, nei film il medioevo è sempre tutto uguale, ma noi dobbiamo immaginare che tra queste Gian Girolamo e tra Gian Girolamo e questo soldato passano gli stessi anni. E dobbiamo anche pensare che tra l'armatura in cotta di maglia e l'armatura di Gian Girolamo c'è una differenza di prestazioni uguale tra Gian Girolamo e un soldato con un mitra. Perché? Perché mentre questa cotta di maglia, abbiamo detto, se viene dato un colpo molto forte ti si rompe l'osso, se non hai la protezione giusta vieni tagliato, puoi essere trafitto. Qui vediamo delle persone che vengono comunque colpite, perché questi anelli comunque sono tra virgolette fragili, si possono aprire, si possono spezzare. L'armatura di Gian Girolamo per loro era qualcosa di assolutamente futuristico. Immaginate che un cavaliere in armatura non può, cioè anche se hai una grossa spada potente, tagliente, non gli fai nulla perché hanno comunque delle piastre di metallo. Le armature come quelle di Gian Girolamo sono testate per resistere ai colpi di proiettile. Se vedete, molte armature museali hanno dei colpi sul petto, delle ammaccature, anche se sono molto decorate, molto belle, hanno delle ammaccature proprio all'altezza del cuore, perché questo qui era un bollino di qualità che veniva fatto all'epoca. Cioè si portava, il fabbro portava l'armatura nella pubblica piazza, perché doveva essere una dimostrazione pubblica, doveva essere una cosa certificata dal popolo, e gli si tiravano uno o due colpi di pistola a bruciapelo sul petto e l'armatura doveva reggere. Quindi, e qui ovviamente quei colpi erano un vanto per l'artigiano che faceva quell'armatura, e per questo troviamo queste armature anche nuove, magari utilizzate solamente in parata, come probabilmente era quella di Gian Girolamo, con delle tacche sul petto, proprio all'altezza del cuore, che era un modo per certificare che erano antiproiettile. Bevo. Qualcuno ha delle domande? Io sto andando filato di corsa senza mai fermarmi. Sono domande anche lì dietro, le persone non sedute, vi spavento un po' anche a voi. Qualcuno? Domande? Curiosità? Ho visto nel film, credevo che le armature fossero. Niente, mi fate fare questo viaggio da solo? Vabbè, vi molesterò dopo, tanto non mi sfuggite. Allora, dicevamo, il soldato americano, l'abbiamo visto. Che cosa succede? Abbiamo detto che queste le armature in cotta di maglia sono bellissime, tutto quanto, le armi si evolvono, diventano sempre più pesanti, sempre meno taglienti, ma tentano di spezzare le ossa al di sotto della persona. Questo qui è un esempio di quello che succede dopo. Cioè, non si riesce a fare delle armature articolate buone come quelle dei romani, perché ancora non c'era la tecnologia. Ma che cosa si inventa? Cominciano a fare tutte placche di ferro, piccoline, delle piastrelle, e le cuciono nei vestiti. Ovviamente nei vestiti d'arme, non è che la gente andava a fare la spesa con le placche d'armatura addosso. Questo che vedete è una rappresentazione dei primi del 300, e questa giubba blu, con tutta questa serie di puntini, ognuno di quei puntini è un chiodino di ferro che reggeva una placca di metallo. In sostanza era un giubbetto antiproiettile formato da tutte placchette di ferro
che neanche erano fuori, erano all'interno, perché così neanche prendevano la ruggine, non si arrugginivano, duravano nel tempo, e se le mettevano sopra. Qual è il grande vantaggio di questo sistema? Il primo è che costa poco. Fai delle piastrelline di ferro, le cuci, vai dalla sarta, te le fai cucire all'interno. Sì, era molto pesante. Beh, meno male, un po' di domande, meno male. Almeno mi diverto anch'io. E sì, era un sistema pesante, ma paradossalmente è meno pesante degli anelli. Questo qui è un altro mito da sfatare. Le armature si evolvono non solo per aumentare la resistenza, ma soprattutto per diminuire il peso. Perché il grosso problema è in battaglia, perché ricordiamoci che queste qui non sono armature che ti mettevi per uscire la domenica a andare a fare la spesa, erano armature che dovevi mettere in guerra. Una battaglia può durare diverse ore e il primo problema in tutte le guerre del passato è la stanchezza dei soldati. Quindi il loro primo pensiero era quello di tentare di alleggerire il più possibile. La cotta di maglia ha il vantaggio che è morbidissima, sembra un tessuto, l'avete passata nelle mani, è veramente morbida, si adatta al corpo. Il problema è che è molto più pesante rispetto a una placca. Il problema è che queste qui, essendo una serie di placche, per non lasciare il vuoto tra una placca e l'altra, le andavi un po' a sovrapporre. Ogni volta che sovrapponi hai una striscia di ferro inutile, che è soltanto peso che ti stai portando dietro. Per questo si comincia a lavorare, qui fa un po' l'occhiolino qui dietro sulla gamba, si comincia a lavorare a fare non più delle placchettine tutte legate tra di loro, ma tentare di fare un'unica placca sagomata che va a coprire una gamba, un braccio, eccetera. Nel 300 sono in grado già di fare delle gambe di un'unica piastra, di un unico pezzo di ferro, ma non sono ancora in grado di fare un petto, semplicemente perché non si riesce a fare una lamiera abbastanza grande. Si vede in tutto il Medioevo proprio un'evoluzione di queste placche, che sono prima molto piccole, poi sempre più grandi, poi diventano articolate come era la lorica romana, e man mano si va avanti fino a quelle che sono le armature che un po' ci ricordiamo veramente dai film. Oddio, forse non proprio queste sono quelle che vi ricordate dai film, perché come al solito quelle dei film sono un po' romanzate, un po' abbellite dall'Ottocento. Ma queste qui cominciano ad essere delle armature complete, quindi abbiamo le mani, le braccia completamente ricoperte di ferro e anche i primi petti cominciano ad essere ricoperti di ferro. Anche qui c'è un altro mito da sfatare: questa bellissima serie di persone con questa armatura lucente sotto il sole. Assolutamente no. Sopra le armature si andava a mettere sempre degli strati di tessuto, non perché molti ci fanno vedere queste specie di squadre di calcetto tutti vestiti uguali con i colori bipartiti. Nel Medioevo non c'era il concetto di formazione, nel Medioevo non c'era il concetto di squadrone, di squadriglia, di appartenenza, eccetera. Ognuno metteva i propri colori, si tentava più o meno di chi aveva i soldi soprattutto di mettere magari degli stemmi. Qui vediamo il giglio francese e il leone inglese. Questa qui è la rappresentazione di una battaglia tra inglesi e francesi del 400. Perché si mette il tessuto sopra? Semplicemente perché A, l'armatura si arrugginiva, quindi volevi evitare in tutti i modi di fargli prendere l'acqua, e due, l'armatura costava un sacco di soldi, quindi volevi evitare che si rovinasse, preferivi rovinare un giubbone che era sopra l'armatura piuttosto che dover tornare dal fabbro e dare parecchi soldi. E qui c'è un aneddoto abbastanza interessante, perché c'è un problema: noi in tutti i film vediamo questi gran signori con l'armatura che opprimono il povero, che poverino lavora tutto il giorno in bottega o la terra, e tutte queste masse di persone lì col capo chinato perché il nobile è nobile. In realtà non funzionava così, nessuna società potrebbe funzionare così, perché ovviamente se ci fosse questa enorme massa di poveri oppressi dai nobili senza alcun motivo, dopo poco i poveri si sarebbero ribellati e sarebbero andati con i forconi dal signore e l'avrebbero buttato giù da cavallo. In realtà c'è un motivo per cui si regge la società feudale, e si regge perché i nobili hanno il mestiere di fare la guerra. Il nobile era quello che rischiava la vita se attaccava il paese vicino.
Io povero contadino, io povero artigiano, lavoro tutto il giorno, pago le tasse, mantengo il nobile, perché poi il nobile, se c'è da fare la guerra, ci va lui. Io povero la guerra non la faccio. Io contadino non andrò mai in guerra. Io non ho mai tenuto una spada in mano tutta la mia vita. Perché dovrei andare in guerra? Sarei inutile completamente. Questa splendida visione in cui ci sono centinaia e centinaia di cavalieri che si affrontano l'uno con l'altro, anche questo è un mito da sfatare. Le guerre nel Medioevo erano tra pochissime persone, veramente poche. Immaginate che una delle più grandi battaglie del Medioevo, a cui ha partecipato anche Dante Alighieri, la battaglia tra Firenze e Arezzo, ed è stata una battaglia epocale, rimasta in tutti i libri, negli annali, se ne è parlata per secoli, eccetera, eccetera, era composta da, pare, 1200 persone di Firenze, compresi aiutanti, persone che vestivano i cavalieri, assistenti, eccetera, eccetera, fabbri per riparare armature, e dall'altra parte Arezzo ne ha schierati quasi 800, che erano i grandi numeri delle battaglie medievali, ma ripeto, battaglia rimasta nella storia, 1200 contro 800, compresi gli aiutanti, quindi al limite della scaramuccia da stadio, cioè una partita di Serie A probabilmente c'erano più persone. Sicuramente in una scaramuccia tra tifoserie di Serie A ci sarebbero stati più morti, perché questo è un altro terribile mito. Mi dispiace, vi sto distruggendo tutte le idee, tutti i film che avete visto sul Medioevo. Un altro mito da sfatare è quel campo pieno di morti alla fine di una battaglia con le spade conficcate per terra. Prima cosa perché le spade costavano 20-30 mila euro di oggi, quindi dubito che qualcuno le avrebbe lasciate azzeppate nel terreno. E seconda cosa, non si ammazzavano, o meglio, è chiaro che nella confusione, nella carica di cavalleria, qualche morto ci scappava, ma erano molto pochi. Perché? Perché era un club, i nobili si conoscevano tutti tra di loro, si incontravano ogni domenica a fare la giostra, si allenavano tra di loro, erano come delle squadre di calcio, veramente erano dei professionisti. Pensate che c'è rimasto un bellissimo passo, direttamente dal 1300, in cui un padre dice: se tuo figlio ha 8 anni, quanti anni hai? 12, sei già troppo vecchio. Se a 8 anni non sa andare bene a cavallo, è buono solo per la tonaca. Cioè, cosa? Magari sa andare a cavallo. Magari sai andare a cavallo, perché sai andare bene a cavallo? No, e allora puoi fare solo il monaco, sei buono solo per la tonaca. Quindi puoi andare soltanto a fare il monaco. Quindi il mestiere delle armi, come viene definito, era una carriera che si iniziava veramente da giovanissimi. Da 8 anni si iniziava l'addestramento militare. E un nobile nella sua vita faceva solamente quello. L'unica cosa che doveva fare il nobile era essere un buon guerriero, un buon cavaliere. E immaginate che tutto girava intorno a quello, perché è un po' come i culturisti di oggi, aveva un'alimentazione speciale. Il fatto che i contadini versassero delle, tra virgolette, tasse in foraggio, in alimenti, in cacciagione al nobile, erano giustificate anche per questo, perché il nobile doveva essere in salute, doveva essere muscoloso, doveva mangiare molta carne, proprio per poter fare bene la guerra. La dico, butto qui un'altra cosa. Secondo voi, un soldato X, un qualunque soldato, nel Medioevo, che mangiava? La signora, vi guardava un po' nel cielo. No, lei. Cosa mangiava secondo lei? Mi avvicino. Radici legumi. Cosa mangiava un soldato del Medioevo? I legumi. Farro. Cacciagione. Il signore già dice cacciagione. Lo so, mi dispiace, mi sto muovendo tantissimo, mi scuso. Secondo te cosa mangiava un soldato del Medioevo? Fagioli. Fagioli, perfetto. C'era soltanto un tipo di fagioli, gli altri vengono dall'America. Cosa mangiava un soldato del Medioevo? Cavalli. Costavano l'ira di Dio i cavalli. Altra cosa, il cavallo da guerra che vediamo qua
che erano delle bestie da soma immense, quei cavalli lì costavano 50-60 mila euro di oggi e crepavano, che era una meraviglia nel campo di battaglia. No, allora dicevamo, che cosa mangiava un cavaliere, un soldato medievale? Allora abbiamo detto legumi, cacciagione, fagioli, cavalli, no? Qualcuno, faccio un'incursione dietro. Secondo lei cosa mangiava un cavaliere nel Medioevo? Legumi, mi dicono legumi, fagioli, ceci, com'ero? Ah, qualcun altro si sbilancia? Cereali. Carne, la signora dice carne. Allora, mi fermo sulla signora che dice carne, perché la signora ha perfettamente ragione. Queste persone che vediamo qui davanti, anzi qui dietro rispetto a me, mangiavano quasi esclusivamente carne. Questa è una cosa controintuitiva, perché tutti abbiamo un po' in mente questa visione del Medioevo con questi pentoloni pieni di legumi e brodaglie che bollono in continuazione. In realtà anche questo è l'ennesimo falso storico, perché i nostri cavalieri medievali mangiavano quasi esclusivamente carne. Il signore diceva cacciagione, sì, in parte cacciagione, ma in buona parte carne d'allevamento. Perché? Perché dovete immaginare questo esercito che si spostava con dietro delle intere mandrie di maiali, bovini, pollame, eccetera. Perché? Perché non avevi problemi di conservazione, non c'era il frigorifero all'epoca, non è che loro potevano congelare la zuppa mezza cotta o altre cose, loro semplicemente si portavano dietro gli animali vivi e nel momento in cui si accampavano, povero maiale, lo seccavano sul posto e lo mangiavano. Quindi la dieta in realtà del cavaliere era quasi esclusivamente di carne. Poi ovviamente nel momento in cui tornavano nel loro castello, nel loro appezzamento, avevano una dieta più varia e lì rientrano magari cereali, eccetera. Ma c'è un ma. Come dicevo prima, il Medioevo non è tutto uguale, sono 1000 anni di storia, non sono tutti lo stesso anno. Dal 350 in poi, dopo la peste, abbiamo ritrovamenti che la carne viene molto apprezzata anche dal popolo. Anche il contadino, l'artigiano, mangiava molta più carne di quanto si pensa oggi. Quindi anche questo bel pentolone pieno di fagioli e di granaglie, purtroppo lo dobbiamo levare insieme alle armature da 400 kg. Però nulla può durare per sempre. Qui siamo nel 400 e questi brutti oggetti che si vedono qua di lato sono i primissimi cannoni. Anche noi associamo la polvere a sparo sempre a periodi successivi, verso il 600, il 500. In realtà la polvere a sparo arriva in Europa molto presto. Già nel 300 abbiamo le prime forme di cannoni a mano e bombarde. Queste qui sono le bombarde, solo che erano molto molto diversi a come li pensiamo noi oggi. Cioè il cannone non era quello che abbiamo un po' in mente dei pirati, quindi un unico pezzo di bronzo che spara queste palle di ferro, ma era in realtà costruito con l'idea di una botte. Loro avevano questo concetto, quindi facevano una serie di placche di ferro al posto delle assi della botte in legno, facevano delle assi d'acciaio cerchiate tra di loro. Qui si vede molto bene perché si vedono queste cerchiature di ferro, siano proprio queste righe che tengono insieme queste assi d'acciaio, e non avevano le palle di cannone in ghisa come nel 700, e quindi sparavano ancora delle palle di pietra come erano le catapulte. Loro avevano preso la tecnologia della catapulta e semplicemente l'avevano applicata a sparare con la polvere da sparo. All'inizio erano armi molto inefficienti e anche molto molto lente, esplodevano in continuazione. Io sono stato rapito prima, mentre preparavamo un po' la presentazione, da il castello che abbiamo qui dietro, che è qualcosa di meraviglioso. Questo castello si vede benissimo che è un castello del 200, del 100, 1100, 1220. E perché? Perché non ha conosciuto la polvere a sparo. I castelli come questo qui sono ottimi per resistere ai colpi di catapulta,
ai colpi di freccia, eccetera, ma sono assolutamente inutili rispetto alla polvere a sparo. Infatti anche i castelli cambiano improvvisamente e diventano quei castelli fatti tutti di mattoni e con gli angoli molto a spigolo, se ne vedono bellissimi per esempio a Vinci, e con le mura talmente spesse dentro che erano riempite di terra in realtà, quindi era una serie di mattoni riempiti di terra al centro, molto molto larghi, talmente larghi e molto spesso sopra ci passavano delle strade. Il termine boulevard francese, quindi queste strade molto larghe, in realtà non è nient'altro che la traduzione di bastione, perché erano dei veri e propri strade sopra, delle strade a 7-8 corsine. Io volevo sfatare un ultimo mito e poi vi lascio al carnevale, ed è il mito della mobilità. Cioè, abbiamo detto che queste armature non pesavano 400 kg come quelle di Fantozzi, ma pesavano 25-30 kg. Però la cosa che un po' tutti mi dicono è: sì, ma se tu cadi con l'armatura poi non ti rialzi. E anche lì è un mito da sfatare. Qui stiamo parlando ovviamente di armature fatte su misura, di armature ben fatte. Vedete che salgono e scendono queste scale per fare gli assalti ai castelli. Una persona con una vera armatura ha una mobilità competente e perfetta. Ovviamente era assolutamente necessario per un cavaliere potersi rialzare da una caduta, rotolare a terra o fare qualunque altro tipo di movimento. Perché, come dicevamo prima, queste qui non sono armature nate solamente per essere estetiche, ma sono armature che servivano per sopravvivere. Voi avreste messo la vostra vita dentro una lattina di ferro che non vi consentiva alcun tipo di movimento? Credo di no. E come abbiamo detto prima, queste erano delle armature costosissime, parliamo di un Ferrari. Ci sono armature cesellate che venivano vendute al prezzo di 2-3 castelli, quindi delle vere e proprie opere d'arte. Io mi vorrei fermare qui, questa qui è un po' una lunga panoramica su tutta quella che è stata la storia dell'uomo e delle sue armature, però mi piacerebbe tantissimo sentire qualcosa da voi, perché io ho sbrodolato tantissime informazioni, però vorrei sapere qualche curiosità vostra, qualche dubbio su quello che è stato un po' il nostro passato. Chi ha una domanda? Non siate timidi. Una domanda al volo? Ecco. C'è una mano, meno male. Vieni un po' più qua. La salvezza, la salvezza. C'è il microfono. Anche perché sennò non vi sento io. I romani si allenavano con armi più pesanti per poi poter combattere in guerra con armi più leggere. È la stessa cosa per questo, per quanto riguarda le armature, cioè si caricavano di peso negli allenamenti per poi poter combattere più facilmente. Assolutamente sì, grazie della domanda. Questa è una cosa che viene, ho tentato tra virgolette di accennare prima. Tutte queste persone erano dei professionisti, questo era il loro scopo nella vita, tra virgolette, era il loro lavoro. Dovete immaginare che sia in epoca romana che poi in tutta l'epoca medievale la mattina era dedicata agli allenamenti. Ci sono delle iconografie bellissime in cui si vedono delle persone, ovviamente dei cavalieri, quindi delle persone specializzate nella guerra, con quelli che sono dei veri e propri attrezzature da palestra, cioè hanno proprio dei pesi con cui sviluppano la muscolatura, i bicipiti eccetera, e c'erano tutta una serie di armature appositamente appesantite. Uno dei grandi problemi che c'è proprio nello studio delle armature medievali è che tantissime persone confondono le armature da guerra, che sono quelle che vi ho fatto vedere prima, quelle che pesano 25-30 kg con la massima agilità eccetera, e le armature da torneo. Le armature da torneo sono estremamente spesse, con una visibilità quasi zero,
proprio perché non venivano utilizzate in combattimento, ma venivano utilizzate per allenamento. In epoca romana c'erano tutta una serie di allenamenti militari fatti all'interno della legione, in cui addirittura si facevano dei veri e propri giochi di guerra, si spaccava in due, tre, la legione la si faceva combattere tra di loro con delle spade appesantite, smussate per essere sicuro, eccetera. La tradizione del Medioevo raggiunge degli apici incredibili perché non c'è più uno stato centrale che può fare degli allenamenti, dei giochi di guerra, ma bensì si crea una serie di tornei tra nobili, le famose giostre che si vedono in tanti film, a dei livelli che noi non ci immaginiamo, cioè era l'Europa League, i nobili di un paese non solo sfidavano quelli dei paesi vicini, ma si andava in trasferta, si andava in Francia, in Germania, quasi tutti i nobili europei si conoscevano grazie proprio a questi tornei. E in questi tornei si usavano tutta una serie di armi e armature specifiche che sono da un lato più pesanti proprio per allenare la muscolatura, dall'altra parte sono costruiti in modo per essere assolutamente sicuri, perché come dicevamo prima il nobile ci hai messo 30 anni per tirar su questo che è perfetto per fare la guerra e poi te lo giochi in un torneo. Quindi ci sono queste armature, sono veramente blindate, ma proprio per ragioni di sicurezza, proprio perché era un gioco. Ma l'allenamento era fondamentale. Ogni mattina, qui parlo del 1200, quindi un po' prima delle ultime foto che abbiamo visto, nel 1200 ogni mattina il cavaliere si metteva la cotta di maglia, che lo ricopriva da testa ai piedi, e faceva ogni castello in tutti i punti d'Italia, anzi d'Europa, ogni castello di fronte a uno spiazzo, quello spiazzo era una palestra a cielo aperto dove ogni mattina si faceva ginnastica. Ripeto, erano persone che da 8 anni finché vivevano facevano solo quello, quindi c'era un allenamento veramente incredibile e quindi armi e armature apposite per sviluppare la muscolatura. Ho risposto più o meno? Ok, perfetto. E qualcun altro? Altre domande? Fatele voi le domande, se no vengo io e ve le tiro fuori a forza. No, sto scherzando, lo faccio. Li aggredisco. Qualche curiosità, vai. Dai, qualcuno che ha una curiosità, qualcuno che ha visto qualche film. La signora, vado io. Speriamo che arriva il fatto per questa situazione. Avevano armature, armatura oppure niente? Allora, anche qui abbiamo un periodo di tempo enorme. Mi avvicino per prendere il microfono. Mi avvicino un secondo. Allora, la posizione femminile era incredibile nel Medioevo. Parlo del Medioevo perché è il periodo ovviamente che conosco di più. In epoca romana ci sono tanti cambiamenti nei secoli, eccetera. Nel Medioevo, anche lì c'è una grossa transizione dall'inizio alla fine del Medioevo. Dobbiamo immaginare che prima dell'anno 1000 l'Europa era un caos di invasioni barbariche, scorrerie, non c'era uno stato centrale. Dal 1000 in poi le signorie, quindi i vari piccoli centri, i comuni, eccetera, cominciano a prendere potere. Nel Medioevo, in realtà, siccome c'è un mix tra la legge romana e le leggi barbariche, in realtà le donne hanno una relativa, tento di pronunciare virgolette, relativa emancipazione, nel senso, le donne potevano ereditare, le donne potevano avevamo tutta una parte nella chiesa, quindi tutti gli ordini monastici femminili, eccetera, che a noi adesso dire mi faccio suora o vado in convento pare una cosa tipo mi isolo dal mondo, addio o cose del genere, anzi vi viste anche forse un po' male. In realtà i conventi nel Medioevo sono dei centri di potere incredibili. Dire vado in un convento vuol dire vado a lavorare in quella multinazionale. Cioè io divento francescano vuol dire io entro in Facebook dell'epoca. Gli ordini monastici sono di potere, sono delle vere e proprie aziende. Ora non so quanto infierire sulla vostra visione del Medioevo, perché la seconda cosa che mi dicono spesso è ma nel Medioevo, se mi permetto, sfrutto, certo, se scopri la donna e fai vedere una caviglia, apriti cielo. Non è vero. Queste qui sono tutte visioni dal 600 in poi. Nel Medioevo c'era un'estrema libertà dei costumi.
E quindi, come c'era una estrema libertà a livello sessuale, c'era anche un'estrema libertà a livello femminile. Il problema è che questo qui, detto così, sembra Woodstock, in realtà non è così. La società medievale era molto rigida, si manteneva molto la forma, si era molto attaccati alla forma. Ad esempio Giovanna d'Arco, famosa Giovanna d'Arco, che fa la guerra, diventa santa, eccetera eccetera, il motivo... Ci sono i bambini. Ci sono i bambini. No, ma è edulcorata la cosa, è edulcorata. La cosa per cui viene condannata a morte Giovanna d'Arco, eroina di Francia, eccetera eccetera, l'accusa ufficiale è perché si è vestita da uomo. Anzi, per la precisione, perché ha indossato le calze braghe, che è un indumento prettamente maschile. Quindi, in estrema sintesi, la donna aveva posizioni di potere, la donna poteva fare delle cose incredibili. Abbiamo una donna, qui era morto il marito, che lei si mette a fare la libraia, diventa una vera e propria casa editrice. Ci sono tantissimi esempi da poter fare. Il problema è che sono molto rigide le forme, quindi se ti vesti da uomo sei morta, perché c'è questo tipo di mentalità. Faccio un piccolo aneddoto per rimanere nella storia del costume. Uno dei più importanti ordini che deriva dal Medioevo e rimane tuttora conosciuto molto in Inghilterra, che è l'ordine della giarrettiera. E uno direbbe, ma perché i nobili inglesi vogliono far parte dell'ordine della giarrettiera, che è una cosa per noi prettamente femminile, si fa anzi il lancio dopo i matrimoni? In realtà la giarrettiera nel Medioevo era una cosa esclusivamente maschile, era un accessorio che andava al ginocchio, una fascia andava al ginocchio, esclusivamente maschile, ma talmente importante che addirittura i maestri di scherma, per vedere il loro livello, come un po' sono le cinture per il karate, no? Cintura nera, cintura rossa, eccetera, mettevano una fascia di un colore diverso al ginocchio. Quindi l'ordine giarrettiera, che è uno dei più importanti del Medioevo, deriva proprio da questo. Avevano delle compartimentazioni di vestiti tragiche, fior di morti perché si sono vestiti. Infatti, subito dopo, come c'è il cambio di passo nel 500-600, Shakespeare ci fa giù commedie una dopo l'altra in cui gli uomini si vestono la donna e le donne si vestono gli uomini, perché per loro era il massimo dello scandalo. Sono stato un po' lungo, ho risposto più o meno, va bene? Va bene. Facciamo un momento foto. Di ferro d'acciaio. Aia, aia, c'è lei che ride. Ok, quante ore ho per rispondere? Due orette, dopo. Ah, non si è sentita la domanda, mi dico di ferro o d'acciaio? Tutti abbiamo parlato qua, armature, armi, spade, ma di ferro o d'acciaio? Allora, tento di essere estremamente sintetico, poi in caso ci prendiamo un caffè e facciamo nottata. Cos'è l'acciaio? Cos'è l'acciaio? L'acciaio è del ferro con un po' di carbonio e schifezze varie dentro, che lo nobilitano, lo fanno diventare con delle caratteristiche fantastiche. Il ferro, il classico fil di ferro per legare il pancarré che abbiamo a casa, è duttile, bello morbido, riprende la forma che ha prima, eccetera. L'acciaio no, l'acciaio è molto duro, si flette, ma non si dovrebbe spezzare, tende più a spezzarsi del ferro, eccetera, eccetera. Che ci avevano i nostri antenati? È un bel problema, perché c'ho, e partiamo subito, un altro mito da sfatare, purtroppo. Quelle belle scene iniziali di Conan il Barbaro o del Signore degli Anelli, in cui c'è il crogiolone col ferro fuso dentro e questi versano il ferro fuso nella forma della spada e poi la tirano fuori, la battono, eccetera eccetera, eppure quelle le dobbiamo buttare, perché il ferro non si fonde, il ferro non si riesce a fondere fino al 700. Prima del 700 l'unica cosa che si riusciva a fare è, e questa è la stessa tecnica identica da praticamente gli Etruschi a 1650, che è fare un bel comignolone di
di argilla, poi dopo lo fai i mattoni eccetera, però l'idea è quella: fai un bel comignolone, spari un sacco d'aria sotto, da sopra di questo comiglio cominci a buttare carbone, un po' di minerale di ferro, carbone, un po' di minerale di ferro, carbone, un po' di minerale di ferro, dai fuoco per 7-8 ore. Alla fine di queste 7-8 ore il ferro che c'era nella pietra che tu ci hai buttato dentro si conglomera, cioè ti esce uno spugnone bruttissimo, veramente orrendo, cioè una specie di patata, dove dentro c'è ferro, pezzi del camino si sono rotti, impurità, pezzi di uno schifezza. Tiri fuori sta roba piena di scorie, la scaldi e cominci a martellarla. Più la martelli e più quella espelle scorie. Quindi partono via questi pezzi di roccia, eccetera, eccetera. Quindi che succede? Tu cominci a avere tipo il ferro dei poracci, poco ribattuto, sempre più puro, sempre più puro, sempre più puro, fino ad arrivare a un acciaio molto buono dopo che l'hai ripiegato varie volte. Che cosa succede? In questo processo tu levi la scoria e aggiungi il carbonio del carbone, che arricchisce questo ferro. Che succede poi ovviamente? Tu questo acciaio molto buono lo puoi mischiare con dell'acciaio più povero, creare vari strati, dare più o meno durezze e lì poi un cinema cantante. La cosa che, nel senso, sì, posso dire, sì, c'era l'acciaio, era difficilissimo per loro avere un metodo scientifico per capire se era un acciaio più buono o meno buono, e quindi si tramandava anche spesso con le leggende la bontà di queste cose. Faccio un esempio rapidissimo: Mjolnir, il martello di Thor, che ha il manico troppo corto e la testa troppo grande, si dice per leggenda che il fabbro nano che lo stava forgiando, a un certo punto, per scostare una mosca che in realtà era Loki, perde il ritmo nell'insufflare l'aria, la temperatura cala e quindi gli esce il manico più corto. Ovviamente la temperatura non c'entra niente con il manico più corto, ma c'entra con l'assimilazione del carbonio. Quindi la loro tecnica in realtà era estremamente raffinata, molto più di quanto crediamo noi. Non solo, aggiungo l'ultima cosa, non solo vi sto distruggendo, aggiungo l'ultima curiosità: nel 1200 un chilo di ferro più o meno puro costava quanto 200 ore di lavoro di un operaio. Quindi il ferro, che adesso per noi non costa niente, è stato da tutte le parti, all'epoca costava veramente tanto, cioè costava proprio la materia prima. Quindi ovviamente non aveva senso dire vabbè lo faccio un po' così, no, lo facevi a regola d'arte proprio perché era un costo immenso. Signori, riusciamo a mettere un'altra domanda? Sono risposte solamente. Nello stesso tempo, dall'altra parte del mondo, le armi erano già più avanzate rispetto alle nostre, cioè in Cina, Giappone e così via, magari portate le tecniche dagli arabi rispetto all'Europa che era molto meno evoluta rispetto al tempo. In effetti dall'altra parte del mondo c'erano armi più sofisticate. Allora, questa è una domanda meravigliosa, perché di solito il Medioevo per noi inizia e finisce a casa nostra. No, questa è una domanda fantastica. Ripeti perché... la domanda che non si è sentita di... Ah, ok, ripeto la domanda. Mentre noi avevamo il nostro bel Medioevo, dall'altra parte del mondo, in Asia, Cina, Giappone, eccetera, a che livello tecnologico delle armi erano? Loro avevano... erano partiti bene e poi sono andati male, nel senso, mentre noi eravamo in epoca romana in cui non avevamo una grande conoscenza degli acciai, i romani hanno questa produzione di ferro meravigliosa, diciamo prima l'isola d'Elba eccetera, ma non avevano le grandi conoscenze sulla tempra degli acciai. Di là facevano delle cose pazzesche, ma pazzesche, del tipo cose che noi abbiamo ripreso nell'Ottocento, perché dall'altra parte del mondo, in Cina, nello stesso periodo, quindi dell'Impero Romano e dell'inizio del Medioevo, loro facevano delle spade incredibili, addirittura cromate, cioè loro avevano trovato le tecniche per fare la cromatura, cosa che noi ci riscopriamo a fine Settecento. Non solo, anche a livello di ingranaggi e meccanismi, tutto quello che è la balestra a ripetizioni, i meccanismi di carica, è tutta roba che viene dall'Asia, dalla Cina, viaggiano a dei livelli delle conoscenze degli acciai altissime. C'è un buco però, cioè loro
hanno questo boost incredibile, molto molto prima di noi, e poi in realtà stazionano perché il loro acciaio, proprio naturalmente, cioè quello è proprio un problema di materia prima, l'acciaio che si trova nella zona asiatica non è buono, non è puro come il nostro. E qui mi devo scagliare contro uno dei miei acerrimi nemici, che sono le katane. Rischio di alzare un polverone, però noi abbiamo sempre questo mito della katana giapponese, questa spada meravigliosa con tutti questi strati d'acciaio ripiegati, fantastici, film come Highlander o anche The Bodyguard con Kevin Costner, in cui c'è questa katana che taglia qualunque cosa, cose meravigliose. In realtà la katana, il sistema di costruzione a strati di acciai morbidi e duri, parte perché loro hanno dei veri e propri problemi nel reperire l'acciaio, cioè sulle isole giapponesi c'è pochissimo minerale ferroso ed è anche pessimo. Quindi loro che cosa fanno? Importano un po' di acciaio buono dal continente, Cina, India, dove ci sono delle miniere di ferro decenti, ma nulla di eccezionale. Mischiano quell'acciaio con l'acciaio povero che hanno loro e fanno questi famosi strati alternati di acciaio morbido, acciaio duro, acciaio morbido, acciaio duro, che danno una buona resistenza alle lame. Il problema è che in realtà non è che noi eravamo di meno, cioè le spade vichinghe che si trovano nei musei si vedono gli stessi strati delle katane, fatti con un pattern diverso, cioè con un disegno diverso, ma gli stessi strati delle katane che si sfogliano col tempo, la ruggine eccetera, vedi proprio questi strati che si staccano tra di loro, perché anche noi avevamo capito l'accoppiamento tra acciaio morbido e duro che conferisce l'elasticità eccetera. Fatto sta che quando cominciano ad esserci dei rapporti tra Asia e Europa, tra il Giappone e l'Europa, molte persone giapponesi si vengono a far fare le katane a Toledo, perché il nostro acciaio era comunque superiore. Il problema è che noi non avevamo completamente tutto l'altro aspetto della lavorazione italiana, come può essere la cromatura o come potevano essere gli ingranaggi. Cioè noi eravamo distanti anni luce da loro da questo punto di vista. Ci sono delle spade meravigliose cinesi che sono praticamente in acciaio inox, completamente inossidabili, con un tipo di affilatura pazzesco, cioè abbiamo delle tecnologie molto alte. Il problema è che noi, per il percorso che abbiamo fatto, cioè per il passaggio dell'evoluzione continua delle armature e delle armi, abbiamo avuto questa accelerazione, diciamo, questo boost. E questo è un altro problema: loro, avendo poco ferro, non hanno sviluppato le armature in ferro come noi, le armature di piastre. Infatti la katana è tuttora un'arma solo da taglio, perché loro non avevano delle placche rigide, per cui non ti diventava inutile tagliare e quindi dovevi fare un'arma più grossa eccetera. Noi addirittura, una delle ultime slide in cui ci sono queste armature complete, completamente d'acciaio, noi qui inventiamo tutto un set di armi con delle punte temprate durissime, di acciai di una qualità incredibile, potremmo fare le punte da trapano moderne, proprio studiate per perforare quelle armature. Tutta questa parte non c'è. Esempio mi chiedono, ma esempio è sicuramente la daga a rondelle. In quel periodo nasce un tipo di daghe che sfiga, non c'è manco una istigografia, un tipo di daghe che sembra un punteruolo rompighiaccio studiato con una specie di palla come questa qui del microfono dietro, proprio perché tu andavi dal nemico, puntavi la punta della daga e con la seconda mano spingevi. Spesso la piantavi anche sulla tua spalla perché avevi proprio di peso sull'armatura avversaria. E queste punte, che erano a piramide, erano piramidali, molto allungate, erano di una durezza estrema che riuscivano a bucare l'acciaio delle armature. Quindi diciamo che la nostra tecnologia del ferro è stato un mix tra fortuna, mera fortuna, perché abbiamo dei giacimenti di ferro molto puro, specialmente in Italia del Nord, Milano e tutta la zona circostante hanno dei giacimenti di acciaio che sono meravigliosi. È estremamente puro, estremamente abbondante, e quella è fortuna. La seconda cosa è stato che questo continuo inseguimento armi e armature ci ha portato a un livello della lavorazione delle armi altissimo. Da una parte, cromature e cose, eravamo delle capre terribili.
Abbiamo tempo per un'altra domanda? Cenerentola, sta scoccando la mezzanotte? Sì, sta per scoccare la mezzanotte. L'ultima domandina. Ultima domanda. Chi ha l'ultima domanda per Jacopo? Ricordiamo. Si sente? Male. Sì. Ricordiamo che questa sera, per chi è arrivato tardi, alle 8 abbiamo fatto questa bellissima conferenza tenuta da Jacopo Spadanera. Grazie. Che è venuto da Roma, per spiegare l'evoluzione delle armi e delle armature dal Medioevo fino all'epoca barocca del nostro Guercio Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona. È stata una conferenza molto interessante. Molto lunga. No, è durata un'oretta e mezza. Quindi, per chi è stato attento, anche per chi è arrivato all'ultimo, gli diamo questa possibilità. Per gli arrivati all'ultimo, dai, una domanda. Dai, uno è arrivato all'ultimo. Una domanda. Sfatiamo dei miti sulle armature e le armi del Medioevo. Qualcuno di quelli appena arrivati, no? Perché mi ricordo che nel film di Robin Hood, visto che... Dai, qualche domanda così. E l'ultima domanda, poi non potete più farla, quindi cogliete l'occasione perché poi ritorno a Roma. Quindi... Così. Che tipo di legno viene usato per le frecce? Lei è stato molto sfortunato perché oltre ad aver trovato un fabbro ha trovato anche un arciere. Allora, c'è abbiamo un arciere dietro, mi dicono. Gli rubiamo una freccia. Arciere. Arciere, le sto per rubare una freccia. Vieni, vieni, vieni qua. Perdona, sono finito. Vabbè, ma mi serve. Come sempre. Che sfiga, vabbè, capita. L'abbiamo presa anche senza punta. Allora, c'è un. Allora, tento di rispondere in maniera breve. L'arciere era come il cavaliere che dicevamo prima, cioè anche lui a 8 anni iniziava la carriera, se c'avevi più di 8 anni eri vecchio. Noi riconosciamo gli arcieri dai ritrovamenti nella tomba perché hanno le ossa deformate, quindi riconosci immediatamente se è un arciere perché ha proprio le spalle completamente deformate. L'arciere era una macchina da guerra che funzionava in più fasi. Avevi all'inizio un tiro massivo, quindi un classico tiro a 45 gradi, un po' all'andocoglio-coglio, veniva lanciata la maggior quantità di frecce possibili, si andava veramente a ripetizione, c'erano degli enormi cisti con queste frecce tutte storte, spesso neanche con una punta in metallo, perché costava, quindi era soltanto la punta sul legno e indurita, e lì c'era veramente di tutto, dall'olmo a... molto spesso, specialmente in Italia, si usa il nocciolo, perché è flessibile e già fa dei fusti che... più o meno sono dritti e abbastanza cilindrici, quantità enormi. Quelli erano le frecce, quelle massive, le rompevi, addio, ci mettevi due penne tanto per stabilizzare, chi se ne frega. Subito dopo iniziamo invece, ogni arciere aveva una sacca con 24 solitamente, dai ritrovamenti che abbiamo noi, sacche da 24 frecce personali, e lì iniziamo un tiro di precisione, cioè quando l'avanzata del nemico era sui 100, tra i 60 e i 100 metri iniziavi a tirare non più a 45 gradi ma mirando, e lì erano frecce di precisione. Lì si usavano legni più nobili, allora, altro problema, la roba in legno se ne conserva pochissimo. Ce ne abbiamo un po' di ritrovamenti della Mary Rose in cui erano di frassino, erano frecce estremamente dure, erano molto meno flessibili delle nostre e soprattutto al contrario delle nostre sono industriali, sono cilindriche, per questo ho rubato al nostro povero arciere una freccia, questa qui è fatta con un'asta cilindrica, quelli erano sagomate a barile, quindi più strette verso le punte, poi diventavano più cicciotte verso il centro e più sfinata verso la punta. Questo qui faceva in modo che la compressione dell'arco non facesse esplodere la freccia, gli dava più resistenza e vibrava anche meno. C'è un discorso fondamentale, un arco da guerra aveva una potenza di 90-100 libbre, sono stati ritrovati archi di 120 libbre da guerra, quindi stiamo parlando, per chi non è del settore delle libbre, degli archi eccetera, stiamo parlando che l'arco imprimeva su una freccia come questa qualcosa tipo 60 kg. Cioè 60 kg di peso sparati su una punta del genere che ti arrivava contro. Erano benissimo in grado di perforare alcuni tipi di armature. Ho più o meno risposto. Sì, vabbè, sufficiente. Ho preso la sufficienza. Era l'ultima domanda. Se poi ti scappa qualcosina, c'è una domanda? Beh, un coraggioso temerario. Ridò la freccia, restituisco la freccia. Sì, volevo sapere i punti deboli delle armature che venivano utilizzate durante le giostre medievali.
Allora, mi sposto sulla diapositiva di prima. Allora, c'è un problema, l'avevo detto all'inizio. Facciamo un breve riepilogo. Due problemi, anzi. Prima cosa è che il Medioevo sono tipo 1000 anni, quindi ci sono 2000 tipi di armature, c'è un'evoluzione, eccetera. Il problema è che le armature da guerra sono una cosa, le armature da torneo sono un'altra. Ti faccio una domanda fatidica che ho chiesto a lui prima. Secondo te quanto pesa un'armatura completa, da testa a piedi? 40-50 kg. 40-50 kg, queste erano le risposte che volevo prima, voi ci avete azzeccato subito, maledetti. Un'armatura da guerra pesa tra i 25 e i 30 kg, perché la mobilità è la priorità. Ovviamente se tu sei su un campo di battaglia non puoi cadere e rimanere tipo tartaruga, ti devi rialzare immediatamente, devi poter correre senza morire sfiatato. Quindi ovviamente erano molto più leggere e si sacrificava la sicurezza per avere questa leggerezza, questa possibilità. Se vedete, questi qui è un classico esempio di elmi, sono pieni di fori, hanno delle fessure abbastanza grandi, perché dovevi vedere, cioè io dovevo vedere il nemico con cui combattevo, non potevo andare lì alla cieca a tentoni, e quindi queste armature in realtà sono piene tra virgolette di punti deboli. In realtà non è che siano così tanti, tu tentavi di salvarti la vita in tutti i modi. I punti deboli di queste armature sono ovviamente gli oculari. Calcolate che c'è un tipo di daga che si portava sempre dietro, che era fatta apposta, molto fina, per entrare negli oculari, perché l'idea era, con una serie di colpi di lotta ti butto a terra, non potrei in realtà farti niente perché sei ricoperto di ferro, prendo questa daga, la infilo nella fessura dell'oculare e tanti sensi. Un altro punto debole ovviamente di queste armature, e qui vedete che è molto ben protetto, è l'ascella, o in genere le giunzioni, perché io non posso mettere una placca di ferro qua sotto, posso mettere della cotta di maglia, che siccome sei giovane e forte la lancerò, quindi attenzione. Opa. Ho una serie di anelli di ferro come quelli lì che proteggono la parte sottostante dell'ascella, ma ovviamente quelle lì non riesco a fermare un colpo tirato bene di punta. Si evolve un'intera tipologia di scherma. Tra l'altro qui guardate, questo cavaliere ha proprio una daga, quella che vi dicevo prima, una daga a foglia, quindi fatta apposta per entrare in questi punti, e sta tentando, questo qui è il disegno, ovviamente è fatto come lo facevo un po' all'epoca, quindi c'è un altro cavaliere là tirato giù da dietro l'elmo e sta tentando praticamente di infilare, per loro era molto chiaro, infilare questa daga sotto la protezione dell'elmo. Cioè io ti tiro indietro la testa, tu ti chini, qui dietro si scopre un pezzo e io ci pianto la daga. Quindi tutta la scherma che si faceva all'epoca diventa una serie di mosse e contromosse pensate per muovere l'avversario, di intrappolare tra virgolette l'avversario in una posizione in cui io riesco a penetrare la sua armatura. Perché? Perché ormai le spade, che è una cosa bellissima che noi vediamo sempre nei film, tutti con le spade in mano, questo qui è una cosa dell'epoca, del 1400, e in realtà le spade sono tre, una, due, tre. Tutti gli altri hanno lance, queste qui che sono delle azze, e daghe, perché la spada è tra virgolette inutile, è più uno status symbol. Io vado lì e tento, utilizzando la spada o un'altra arma, di bloccarti, di scoprirti qualche pezzo d'armatura e lì entrare, perché le armature ormai sono talmente evolute che non ci sono buchi tra virgolette. E queste sono quelle da guerra. Quelle da torneo, che dicevi te, sono ancora peggio, perché lì il torneo è un gioco, è uno sport. Io sono un plurimiliardario perché ovviamente ho un'armatura da torneo, quindi ho i soldi proprio in quantità industriale, e quindi io mi proteggo il più possibile perché adesso è uno sport. Quindi addirittura le armature da torneo hanno tipo la parte sinistra bloccata, perché è quella da cui arriva la lancia dell'avversario, hanno una specie di enorme scudo qui, e tutto il lato sinistro dell'elmo è chiuso, non ci sono buchi, io praticamente non vedo un cacchio, cioè io vedo un attimo e tu stai lì, poi chiudo gli occhi, alzo l'elmo in maniera che qui c'è tutta la paratia che mi copre. Perché? Perché ci sono le schegge della tua lancia che si rompe, che potrebbero toccarmi il viso.
che io tutta sta parte qui la copro, la chiudo, non vedo un cavolo, soltanto per questo. Infatti l'armatura da torneo arriva a pesi anche superiori ai 50 kg, ma mi mettono sul cavallo, sto così con la lancia, bam, rompiamo tre lance e poi ciao. Curiosità, i tornei erano fatti con la lancia, poi dopo con la spada, poi dopo con la daga, cioè questa scaletta. Il termine che usiamo ancora oggi, siamo arrivati ai ferri corti, deriva dai tornei medievali, perché tu vai a accorciare le dimensioni del ferro che usi, la lancia, la spada, la daga. Quindi siamo arrivati ai ferri corti, vuol dire siamo arrivati alle daghe, cioè abbiamo fatto tutta la scaletta del torneo. Ma basta, libero, libero la città di Conversano dalla mia presenza. Grazie Jacopo, perché dovresti stare qua, ti devi prendere la cittadinanza di Conversano. Ma allora, a me se mi danno il bastione del castello, cioè, mi accontento, cioè l'officina la trasferiamo qui e ci mettiamo a fare spade e armature qui a Conversano. Ringraziamo ancora Jacopo, ripeto per chi è arrivato tardi, Jacopo Spada Nera, lo trovate su Facebook, sui social, ed è un artigiano, fabbro, esatto, metti il link, di Roma, che è venuto a diciamo, deliziarci con questa, chiamiamola, a rompere le scale. No, è stata una interessantissima, diciamo che la gente che è rimasta dall'inizio giustifica quello che dico. Siete ancora vivi, sani di mente, spero. Anzi, anche molto interessati, sono arrivati altri ragazzi, quindi poi magari vi scambiate i contatti, potete seguire su Facebook. E quindi adesso lo ringraziamo che, come dicevamo... Io resterò qui fino a tarda notte se qualcuno vuole continuare a parlare di Medioevo. Ha tenuto una conferenza, ripetiamo, con l'evoluzione delle armi e delle armature dal Medioevo, soffermandosi sul quadro del nostro conte, Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona. E quindi lo ringraziamo ancora e ripetiamo che l'evento che abbiamo organizzato si chiama Moda Corte, la macchina del tempo, ed è un evento che punta a portare diciamo, al grande pubblico la nostra passione per il costume storico, il costume fantasy. E lo scorso weekend abbiamo fatto un weekend a tema steampunk, questo weekend invece a tema storico, fantasy e cosplay. E a breve, alle ore 22, partirà di qui una passeggiata in costumi fantasy per chiunque volesse partecipare mascherato. Per chi non ha il costume, correte dentro San Giuseppe a procurarvene uno, e per chi non ha ancora visto la nostra mostra che è stata allestita dentro la chiesa di San Giuseppe, potrete ammirare all'interno di questa bellissima chiesa sconsacrata tutti gli abiti realizzati dalle sarte della nostra associazione. Noi siamo un'associazione culturale che si chiama L'Arte della Bellezza, abbiamo sede a Roma e a Conversano e ci occupiamo di corsi di sartoria storica e contemporanea. Vi aspettiamo e avete ancora una mezz'oretta di tempo per vedere la mostra prima che verrà chiusa per iniziare la passeggiata. Grazie ancora. Grazie a voi. E buona serata a tutti, vi aspettiamo fra una mezz'oretta qui per partire. Buonasera.